Siamo con Michele Di Stefano, portavoce del comitato spontaneo della zona Incoronata. Perché secondo lui è divampato questo incendio? Le lingue tagliafuoco sono importanti? Guarda, purtroppo devo comunicare una cosa. Vede qui? Bastava fare la lingua tagliafuoco perché il fuoco è venuto dall'argine del torrente Cervaro. Infatti qui siamo sul torrente Cervaro. La vecchia pista ciclabile Foggia, San Lorenzo, via Ordone, tutta abbandonata. Bastava fare 10 metri di lingua tagliafuoco e l'incendio nel bosco non arrivava. Purtroppo noi qui abbiamo dei funzionari che non funzionano. I funzionari, perché i sindaci passano, le amministrazioni passano, ma i funzionari sono sempre gli stessi. Si è salvato già un altro incendio sul canalone che va dall'incrocio di via Ordone verso l'Incoronata. C'è un canalone dove ha preso fuoco e sempre tramite il signor Matteo Facchino, che si trova a passare, e Brescia Giuseppe, sono intervenuti, hanno chiamato i vigili e hanno salvato, perché non c'è la lingua tagliafuoco. Però le chiedo una cosa, in questo momento se noi vediamo il campo non è bruciato, è il bosco che è bruciato. Secondo lei perché? Cioè non viene dalle stoppie dei campi questo incendio? Assolutamente, perché qui diciamo le cose private, ecco qua c'è fatta la precesa, guardi un po' il terreno come sta tutto fatto, anzi è dal bosco che adesso qualche fiammella c'è, qua c'è tutta la stoppia, assolutamente. Sono purtroppo tutto quello che è pubblico viene trascurato. Qui abbiamo l'argine del torrente Cervare che va pulito un po', diciamo, tutta questa roba secca. Ma soprattutto se ci fosse stato un tagliafuoco di 10 metri sull'argine qui vicino al bosco, non avrebbe preso fuoco il bosco.